A Roma Coldiretti riunisce i mercati contadini di tutto il mondo, due giorni di incontri e di dibattiti su cibo sostenibile, biodiversità e cambiamenti climatici. Il servizio è di Daniela Mecenate. Riuniti oggi e domani a Roma, i coltivatori di 60 paesi di tutto il mondo lanciano l'appello salvare biodiversità e alimenti in via d'estinzione attraverso le coltivazioni dei piccoli produttori locali. Una rete che alimenta il 70% della popolazione mondiale e che in Italia rappresenta un valore importante. In Italia abbiamo salvato più di 30.000 imprese agricole che diversamente avrebbero chiuso se non ci fosse stata la possibilità della vendita diretta. I mercati contadini oggi nel nostro paese riescono come filiera a creare un valore complessivo che supera i 4,5 miliardi di euro. Secondo Coldiretti il 64% fa la spesa dall'agricoltore e l'86% vorrebbe una rivendita nelle vicinanze. Negli ultimi 100 anni, secondo la FAO, si è perso il 75% delle varietà di frutta. Coldiretti fa sapere di aver invertito la rotta, salvando 480 cibi antichi e 6.000 alimenti tradizionali. Ogni paese ne ha centinaia e tanti sono in mostra qui, prodotti sconosciuti ai più e frutto del lavoro locale, come l'aceto balsamico ottenuto dalle banane proveniente dal Vietnam e il gin ottenuto dalle alghe made in Canada, patate che sembrano turli d'uovo dalla Danimarca e sapone al latte di capra prodotto dell'Ecuador.